A 26 anni si appresta a diventare uno dei veterani del Consiglio Comunale a Giarre. Giannunzio Musumeci torna nel civico consesso per la terza volta con quasi 500 preferenze. Musumeci ritiene concluso il suo rapporto politico con l'attuale vice sindaco Salvo Vitale e annuncia ai nostri microfoni la propria collocazione all'opposizione dell'amministrazione D'Anna. Sono tra i pochi consiglieri che hanno più mandati, io ne ho tre. Ma metto a disposizione la mia competenza, quello che ho appreso in questi anni, sicuramente solo ed esclusivamente per migliorare la nostra città. Al riguardo, per quanto riguarda le elezioni, anzi sono molto soddisfatto della fiducia che i miei concittadini mi hanno dato. Farò di tutto pur di non deluderli e pur di ripagare la fiducia che mi hanno dato. Ora diciamo è arrivato il momento di lavorare e tanti sono i problemi della nostra Giarre e tante sono le aspettative nei confronti di questa amministrazione che appunto dovrà caratterizzarsi per l'essere un'amministrazione del fare, dell'agire. Lei è stato un protagonista dell'ultimo quinquennio della Sodano e di questi tre anni di buoni accorsi all'opposizione. Come si spiega questo senso profondissimo di rinnovamento? Quali gli errori che sono stati fatti in passato, secondo lei, proprio per generare nella cittadinanza questo desiderio di cambiamento così forte, al di là del vento nazionale di cui tutti sappiamo? No, a livello locale non credo ci siano dinamiche nazionali parlamentari. Sicuramente c'è stata questa voglia di cambiamento da parte della popolazione, pochi sono i sopravvissuti di questa battaglia che poi risale dal 2013 tra l'ex sindaco Buonaccorsi e alcuni consiglieri onorevoli regionali. Sicuramente Buonaccorsi ha vinto la sua battaglia perché la sua battaglia era quella di andare fuori lui e nello stesso tempo di mandare fuori tutti quei consiglieri che hanno fatto nei suoi confronti l'opposizione. Poi dipende anche che tipo di opposizione è stata fatta. Per quanto mi riguarda è stata sempre un'opposizione responsabile e così sarà con l'amministrazione D'Anna. Lei ha già detto che si collocherà all'opposizione senza tentennamenti, eppure negli anni però ha costruito anche un rapporto molto forte, è stato un punto di riferimento per lei il professore Vitale. Come mai non lo seguirà in questa avventura nuova da vice sindaco? Il professore Vitale oggi è vice sindaco, io sono felice per lui, ma sono stato eletto in una lista ben determinata, che è la lista Democratici per Giarre. Sono l'unico eletto di questa lista e la seconda lista per numero di consensi ottenuti. Questa lista non ha vinto le elezioni perché è una lista che non si è apparentata, la coalizione di D'Anna ha preferito non apparentarsi con questa lista, quindi ci sono state scelte individuali. E quindi mi sembra coerente con cosa è rimasto della lista, con il gruppo, la mia collocazione appunto all'opposizione.